messa di ringraziamento di fine anno e il Te Deum di ringraziamento per l'anno 2021 che ci sta lasciando. Celebrazione nella Chiesa Madre di Lussumer. Signore, che sei il difensore dei poveri, sic Kyrie eleison. Cristo, che sei il rifugio dei deboli, Christe eleison. Signore, che sei la speranza dei peccatori, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore Dio, unigenito Gesù Cristo. Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre. Tu
Dio onnipotente ed eterno, che nella nascita del tuo figlio hai stabilito l'inizio e la pienezza della vera fede, accogli anche noi come membra del Cristo, che compendia in sé la salvezza del mondo, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni, egli venne come testimone
per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne tra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio. A quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me avanti a me, che era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il figlio unigenito che è Dio, ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. La lettura del Vangelo per cieli e nostri. La lettera di San Giovanni di questa sera, ultimo dell'anno, pensavo domani, cioè, San Silvestro prima Papa c'entra per caso, è come quando il Puma è già il pieno e si presenta uno all'ultimo momento, ci si stringe un po' ed entra anche lui. E arriva proprio all'ultimo momento dell'anno, San Silvestro Papa, tant'è che ha dato il nome anche alla, diciamo, alle festività umane della notte di San Silvestro, si parla di questo, ma noi siamo cristiani, siamo davanti al Signore, abbiamo ascoltato la sua parola. Guardate la prima lettera di Giovanni come inizia: figlioli, è giunta l'ultima ora. Come avete sentito dire che l'anticristo deve venire, infatti molti anticristi sono venuti. Ecco, da questo conosciamo che è l'ultima ora. Ma non parla della fine del mondo, non intende questo. Non è la fine del mondo, ma è la venuta di Cristo. Perché con la venuta di Cristo non c'è niente da aspettare più. Lui ha creato un nuovo mondo che mira direttamente all'eternità con Dio. Quindi si conclude la storia, non c'è storia più sacra, c'è quella nostra con Cristo, per cui ecco la conclusione, si è compiuta in l'ultima ora questa. Con la venuta di Cristo ci rimane la storia della nostra santificazione. Qualche teologo dice questo tempo fino alla fine del mondo lo chiama l'amore di pazienza di Dio che aspetta noi lo conosciamo, che noi ritorniamo a Lui, che noi ci convertiamo a Lui. Non sappiamo quanto durerà, ma è conclusa la storia della salvezza con la venuta di Cristo. E dice Giovanni, sorgono tante forze, tante idee, sono gli anticristo, che si oppongono a Cristo, ma noi non dobbiamo temere. Dice Giovanni, voi avete l'unzione dello Spirito e la parola di Cristo che è dentro di voi l'avete assimilato, siete come Cristo, sfida il tempo, lo spazio. Fratelli, oggi è l'ultimo giorno dell'anno, dopo 2 anni siamo ancora nella pandemia, per cui diciamo che il 2021 non è stato un anno entusiasmante, diciamo. Crisi del sistema sanitario, crisi della società, crisi dell'economia e non sappiamo neppure quando potremo, diciamo, prendere, tirare il fiato e guardare il futuro. Dobbiamo stare attenti noi cristiani perché, ecco, ci abbatte a terra questo clima.
Difatti dicono che a livello psicologico ci sono segni concreti nella società. C'è una forma di sbandamento, di disorientamento nella programmazione, nelle relazioni sociali. Ecco che allora abbiamo bisogno di vedere il futuro con una certa serenità. E il rischio qual è? È che questa situazione incattivisce tutti. Non vi siete accorti che si diventa più nervosi, più aggressivi? Si affievolisce noi istintivamente la solidarietà, la sensibilità verso chi è più a disagio di noi. Non ci accorgiamo neppure, perché siamo tutti presi da questo pensiero. Noi cristiani non possiamo maledire il tempo perché ci offre questi problemi, anche nella sofferenza. Altre volte l'ho detto, ma è una chicca questa spiegazione. Io non vado molto all'esegesi biblica, ma la Bibbia distingue il tempo con due parole diverse, con due significati diversi. Noi in italiano pronunciamo il tempo. Uno è Cronos, l'altro è Kairos. Qual è la differenza? Cronos è il calendario che va girando, la ruota di ogni giorno. E di questo veramente abbiamo perduto anche il senso del calendario, sinceramente, umanamente, in queste situazioni. Apri, chiudi, eccetera. Tutto questo ci ha creato una forma di confusione strana. Questo è il Cronos, il passaggio delle giornate, della velocità del tempo, che vorremmo fermare a volte, ma niente gira. Ecco che il Kairos invece è il tempo come evento particolare, quello determinante della storia per cui avviene, ecco, quello di Gesù Cristo è il tempo della grazia, è il Kairos, l'evento per eccellenza, come in ognuno di noi c'è un evento particolare di grazia. Ogni giorno per noi cristiani è un dono di grazia. Il cristiano d'altronde è in cammino e conosce il valore del tempo, perché attraverso il tempo, questo ricamo giornaliero, questo impegno, questa responsabilità ci viene donato per preparare la eternità. E io torno sempre alla prima domanda del vecchio catechismo: per quale fine Dio ci ha creato? Per conoscere, amare, servirlo, goderlo. Ecco la successione del tempo come evento di grazia e la provvidenza, e la presenza di Dio che si intreccia con la nostra storia. Il tempo del cristiano lo vede in vista dell'eternità, è preparazione alla grazia di Dio, all'abbraccio col Signore, per cui sa cogliere il cristiano vero, sa cogliere nonostante le ferite, nonostante le zone d'ombra, sa cogliere i segni della presenza di Dio, del suo intervento provvidenziale. Anche in questo tempo di pandemia il Papa quante volte all'inizio lo diceva, che non sia un tempo sopportato fatalisticamente, non ci possiamo fare niente, ma valorizziamolo come tempo della prova per approfondire con la nostra mente, come fa il Vangelo di domani, conservando tutte queste cose nel suo cuore, meditando, crescendo questa visione di Dio. Dobbiamo allora alzare lo sguardo, fratelli, al cielo, al di sopra delle occupazioni che spesso ci distraggono, magari ci dedichiamo molto all'occupazione per non pensare a questo momento, ma anche alle preoccupazioni. Alzare lo sguardo al di sopra, per cui trovare il Signore veramente importante per noi.
Come cominciare questo nuovo anno? Nel nome di Gesù. Vi sembra una cosa facile? Facciamo un segno di croce e possiamo iniziare. In quel segno ci dovrebbe essere la partecipazione della vita dell'anno. Che significa la parola il nome Gesù? Dio salva dal potere del male. Quando facciamo il segno della croce nominiamo il nome di Gesù, questo che dobbiamo pensare, Dio mi salva, mi allontana da ogni male. Niente può, diciamo, gettarci nell'angoscia se Gesù è con noi. Nulla può separarci dall'amore di Gesù, e questo ci deve fare trovare l'amore dei fratelli, la solidarietà di cui parlavamo, l'attenzione, la compassione per gli altri. È Lui che calma le tempeste della vita e niente può scardinare la fiducia in Lui. San Pietro, ricordate della tempesta serata, vede Gesù che dorme. Signore, ma non ti importa che noi moriamo? Quante volte anche noi, in certi momenti, con malattie gravi, o in questi eventi particolari, con la paura, il timore, anzi, abbiamo detto, ma dov'è il Signore? Dorme? No. Signore, vede, tutto diventa provvidenza. Dovremmo scoprirlo tra le pieghe della nostra sofferenza. Questa è fiducia di Lui. E domani assisteremo a quella bella e solenne benedizione di Aronne. Egli ci benedice, ci assicura la sua presenza, ci mostra il suo volto di tenerezza e di misericordia. Andiamo avanti, riprendiamo il sogno dei cristiani. Niente si perde perché c'è il Signore con noi. Questa sera siamo qui per ringraziare ciò nonostante la pandemia, ciò nonostante le malattie, ciò nonostante tanti eventi particolari negativi della nostra vita. Grazie Signore, io sono qui per sapere che tu mi ami. Sia lodato Gesù Cristo. Ma c'è sempre, sia lodato. In Cristo, ci ha ricordato Giovanni, tutti siamo uniti, cioè consacrati e costituiti, possessori della verità. Ora osiamo presentarci al Padre nella nostra dignità di figli di Dio per implorare grazia di coerenza e di perseveranza. Diciamo insieme, nella tua misericordia, ascoltaci, Signore. Chi abbandona la verità dimostra di non averla mai posseduta in pienezza. La nostra adesione a Cristo e al suo Vangelo non conosca pause e perplessità. Preghiamo. Nella tua misericordia ascoltaci, Signore. Sono insistenti in questi giorni gli inviti ad elevare un canto nuovo. Questo periodo natalizio crea in noi novità di pensieri e di opere per rendere a Dio un omaggio più degno e più gradito. Preghiamo. Nella tua misericordia ascoltaci, Signore. In queste settimane ci siamo dati convegno alla grotta della Natività
e il presepe è stato il luogo del nostro spirituale incontro con Dio. Giungano tutti gli uomini a riconoscere in Gesù il Figlio del Padre e di Maria, e la sorgente di ogni grazia e verità, preghiamo. Nella tua misericordia, ascoltaci, Signore. La fine dell'anno ci invita a dare uno sguardo riassuntivo ai mesi trascorsi, a tracciare un bilancio. Siano illuminati i nostri cuori ad ammettere le nostre colpe e a proclamare gli innumerevoli benefici di Dio, preghiamo. Nella tua misericordia, ascoltaci, Signore. O Dio, che siedi maestoso e santo al di sopra di tutte le vicissitudini e le debolezze umane, aiutaci a concludere questo anno con sentimenti di pentimento per le nostre colpe, di gratitudine per i tuoi doni e di rinnovare in Dio un impegno di conversione di vita nuova per la tua gloria e l'edificazione dei fratelli, per Cristo nostro Signore che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Dio, alleluia, alleluia.
Ti preghiamo, santifica questi doni con la infusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Lo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevete tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. A compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel tempo natalizio in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Marco, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, Agnello di Dio che togli il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli il peccato del mondo, abbi pietà di noi.
Preghiamo. Sostieni, Signore, con la tua provvidenza questo popolo nel presente e nel futuro, perché con le semplici gioie che disponi sul suo cammino, aspiri con serena fiducia alla gioia che non ha fine, per Cristo nostro Signore. Amen. E ora facciamo l'esposizione cantando gemme tutte proclamate. Signore mio Gesù Cristo, che per l'amore che porti agli uomini, te ne stai un giorno questo sacramento tutto pieno di pietà e di amore, aspettando, chiamando, accogliendo tutti coloro che vengono a visitare. Io ti credo presente nel sacramento dell'altare, ti adoro dall'avviso della mia bella mente. Ti ringrazio di quante grazie mi hai fatto, specialmente di avermi donato te stesso in questo sacramento, di avermi dato per avvocata la tua Santissima Madre Maria, di avermi chiamato a visitarti in questa chiesa. Io saluto oggi il tuo amatissimo cuore e intendo salutarlo
per il primo il ringraziamento di questo gran dono. Secondo, per compensarti di tutte le ingiurie che hai ricevuto da tutti i tuoi nemici in questo sacramento. Terzo, intendo con questa visita adorarti in tutti i luoghi della terra dove, sacramentato, te ne stai meno riverito e più abbandonato. Gesù mio, io ti amo con tutto il cuore. Mi pento di aver per il passato tante volte disgustato la tua bontà infinita. Provoco con la tua grazia di non mi offenderti per l'avvenire. Dal presente mi sarà per qual sono, mi riconosco, mi consacro tutto a te. Rinunzio a tutta la mia volontà e affetti, ai desideri, a tutte le cose mie e a te il dono. Da oggi in avanti fa di me nelle mie cose tutto quello che a te piace. So, ti chiedo e voglio tutto il tuo santo amore, la perseveranza finale, l'adempimento perfetto della tua volontà. Ti raccomando le anime del purgatorio, specialmente le più devote del Santissimo Sacramento e di Maria Santissima. Ti raccomando ancora tutti i poveri peccatori. Unisco in vita, Salvatore mio caro, tutti gli affetti miei con gli affetti del tuo amorosissimo cuore. E così, uniti, mi offro al tuo eterno Padre. E lo prego in tuo nome che per il tuo amore vi accetti, vi esaudisca. Gesù, Dio e Salvatore nostro, noi ti adoriamo presente nell'Eucaristia. Ti esprimiamo la nostra riconoscenza per i benefici che nella tua bontà ci hai concesso in questo anno che sta per concludersi e per i favori che continuerai a concederci. Grazie della vita soprannaturale che ci dona, delle ricchezze spirituali che hai messo a nostra disposizione, dei mezzi che ci offri per la taglia della nostra vita. Grazie della vita fisica, della salute del corpo, nostro dal divento. Grazie anche dei dolori, degli insuccessi che ci purificano, ci uniscono di più a te, dei contrattempi e delle incomprensioni che robustiscono la nostra pazienza. Grazie di tutto, perché tutto è provvidenza, tutto è giovane se siamo santi nella nostra santificazione. Tu fai cooperare tutto al bene di coloro che ti amano.
Diciamo insieme: benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. Ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo, salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri, si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e in giustizia al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un solo che sorge, per rischiarare coloro che stanno nelle tenebre e nell'ombra della notte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. Ora cantiamo: ti ringrazio, mio Signore. Love.
situazioni terrene senza un pensiero per te. Avremmo voluto più spesso rivolgerci a te. Abbiamo avuto momenti di scoraggiamento, di dubbio, ci siamo mangiati di colpa. Non sempre abbiamo superato le antipatie. Spesso siamo stati duri con quelli che vivono e lavorano accanto a noi. Siamo passati accanto a tanta povera gente, senza averne pietà, senza impegnarci di dare un aiuto. Di tutto questo perdonaci, Signore. Ti ringraziamo per i 365 giorni che ci hai dato per il sonno, la casa, il cibo, il vestito, la salute, gli amici, la tua instancabile pazienza nel perdonarci tutte le volte. Fa che viviamo nel tuo amore senza cedere al peccato. Il nuovo anno segni per noi una vita più cristiana, per raggiungere te che sei via, verità e vita. Thank you.
Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci ha lasciato il gloriare della tua Pasqua, fa che abbiamo vivamente il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire in noi i benefici della redenzione, tu che regni nei secoli dei secoli. Tu sei forte, tu sei grande, tu sei grandissimo, tu sei il Re onnipotente, tu sei il Padre Santo, Re del cielo e della terra, tu sei il primo e uno, Signore, il Dio degli dei, tu sei il bene, tutto il bene, il sommo bene, Signore Dio, vivo e vero, tu sei amore e carità, tu sei sapienza, tu sei umiltà. Tu sei pazienza, tu sei bellezza, tu sei sicurezza, tu sei la pace, tu sei calma e letizia, tu sei la nostra speranza, tu sei giustizia, tu sei fortezza, tu sei rifugio, tu sei la nostra speranza, tu sei la nostra fede, tu sei la nostra carità. Tu sei tutta la nostra dolcezza, tu sei la nostra vita eterna, grande e ammirabile Signore, Dio onnipotente, misericordioso, salve. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo per ogni e per un uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo prestissimo sposo. Benedetto il Dio e i suoi angeli e i suoi santi. Con noi la
ai piedi di Maria, che è la madre di Dio, inizia così l'anno nuovo, veramente una bella compagnia, una mamma che ci accompagna. E noi prendiamo fiducia, abbiamo inneggiato a Cristo, Redentore dell'Eucaristia, che sia il nostro compagno, non venga mai meno la fiducia di Lui, anche se siamo tentati a volte di scoraggiamento o addirittura di disperazione, questi tempi un poco angoscianti, ma il cristiano ha la risorsa, è il cittadino dell'eternità, rallegra di Gerusalemme, risulta in quanto ministra andiamo alla casa del Signore. Auguri, buon anno, veniva e benvenuto.